Siamo onesti, a volte abbiamo fame, ma non abbiamo molti soldi. Oppure siamo troppo pigri per cucinare qualcosa di buono e perfino per andare a comprare qualcosa da mangiare. Diciamo che i risultati non sono sempre tanto buoni. Il problema è che quando ci abituiamo a cose del genere, ci dimentichiamo che, per esempio, non tutte le pizze sono uguali. Tutti sappiamo che la pizza è nata a Napoli, nella regione della Campania. Ma sapete perché la pizza italiana più comune si chiama Margherita? In onore della regina Margherita di Savoia. Nel 1889, durante la sua visita a Napoli con il re Umberto di Savoia, il cuoco Raffaele Esposito ha preparato una pizza magnifica per la regina con ingredienti semplici che richiamavano i colori della bandiera italiana: pomodori, rosso, basilico, verde, mozzarella, bianco. Semplicità, il segreto della vera pizza italiana. In Italia, infatti, la pizza è molto più semplice della pizza di altri posti del mondo. Oggigiorno ci sono pochi posti negli Stati Uniti che fanno la pizza all'italiana, anche qui a Austin. La differenza si vede a prima vista. Quindi, la prossima volta che mangiate una pizza congelata nel forno a microonde, pensate! Quella che state mangiando si può chiamare una pizza nella scatola, ma diciamo che è bene ricordare che non tutte le pizze sono uguali.